Lascerei a Valeria Montaldi la parola per la presentazione della Prigioniera del Silenzio. Grazie a tutti di essere qui in questo caldo sabato di settembre e buon ascolto. Buonasera a tutti, grazie per essere qui, per essere stati. Allora, io la trama del romanzo, come faccio sempre, non ve la racconto. Bisogna farlo perché uno deve leggerselo, perché uno deve scoprire pagina dopo pagina quello che accade. Quello che vi posso dire è, chiamiamolo tra virgolette, l'aria che tira nel romanzo, cioè a dire, parliamo di Venezia. Venezia nel, il romanzo comincia, si apre nel 1327. E si conclude, c'è uno stacco in mezzo di 20 anni, e si conclude nel 1348, cioè come diceva lui prima, l'anno della peste. In quegli anni Venezia era al massimo del suo fulgore, per usare questo termine un po' di modè, che vuol dire che era estremamente importante, aveva una grandissima potenza economica, era una città molto ricca, piena di famiglie molto ricche, tutte nonostante o perché erano nobiliari, tutte dedite ai commerci, come ovvio, come tutti sappiamo, visto che Venezia è, allora, Venezia è una, noi la chiamiamo una città, in realtà Venezia è un agglomerato di piccole isole tutte insieme che formano una città. Da tantissimi anni, da 2 secoli da prima, era diventata già una potenza, diciamo che è cresciuta la sua potenza economica, occupata praticamente con le sue navi, eccetera, tutto il Mediterraneo e oltre. E va bene, quindi è una città molto ricca e piena di gente molto ricca. Come in tutti i luoghi, non solo nel Medioevo purtroppo, anche adesso, come in tutti i luoghi ci sono le due facce della medaglia. Da una parte, appunto, questa parte della società agiata, eccetera, dall'altra, l'altra parte della società, quella di, cioè di quelli che dovevano guadagnarsi il pane per dalla mattina alla sera. Per esempio, per fare un esempio specifico su Venezia, tutti i lavoratori dell'arsenale, che erano quelli che costruivano, aggiustavano, rendevano pronte per il mare le navi, che potevano essere dai marangoni ai talafati, a tutti coloro, i paragoni erano praticamente i falegnami. Quelli che aggiustavano le barche, cioè le gondole, insomma, tutta questa gente che lavorava sulle navi, che erano praticamente quello che serviva a Venezia per potersi muovere, essendo nel mare, erano poveretti, cioè lavoravano, erano rispettati, erano raggruppati in corporazioni che peraltro sono venute fuori dopo, in più avanti, verso il 400, però ecco, voglio dire, le due facce delle medaglie. Allora, in questo senso io ho inteso rappresentare queste due facce della società veneziana di quegli anni con due donne che appunto vengono da due, provenienti da due milieu sociali diversi. Una è una patrizia, cioè una nobile, e l'altra è una popolana. Le loro vite sono, non si conoscono, queste due donne, all'inizio non le domande, è un bel pezzo, non si conoscono. Ognuna delle due ha una vita diversa dall'altra, però alla fine entrambe, in un modo che adesso non vi sto a dire, che scoprirete leggendo il romanzo, si trovano sullo stesso sentiero e su questo, questo sentiero dovranno cercare di evitare le pietre, le crepe, i sassi, dovranno riuscire ad arrivare a una meta, e che entrambe le ragazze rimangono gravide, rimangono incinte. Allora, è chiaro che la Patrizia non può certamente dirlo, e comunque sarebbe uno scandalo enorme il fatto, tanto che è rimasta incinta, perché è rimasta incinta di un ebreo,
L'altra ragazza, senza se, senza ma, siccome anche lei ha soltanto il padre, la madre è morta da anni e non ha lavora, quello là, vive per lavorare e basta, capisce benissimo che non può tenersi il bambino. E quindi una in un modo, e adesso non vi dico, e l'altra nell'altro, oppure non vi dico, devono disfarsi dei propri figli, devono devono abbandonarli. Allora la popolana decide di abbandonare il bambino alla volta. La Patrizia è costretta a farlo dalla famiglia, con una serie di vicende legate anche a un personaggio che poi è l'anima nera del romanzo, che è un prete, anzi un frate, è un francescano, è quello di fare, insomma è il priore di fare. Le cose andranno avanti così per un certo po' di anni, entrambe dovranno rinunciare ai propri figli, con grandissime sofferenze. Passano questi 20 anni, le due donne sono diventate adulte, entrambe consapevoli della propria sofferenza, entrambe scavate da quello che hanno dovuto subire dalla vita. Una, cioè Giulia, cioè la Patrizia, viene obbligata, come sempre succedeva, al monastero, quindi diventerà, siccome è ricca, diventerà badessa. L'altra, da sola, senza aiuto di nessuno, andrà in terraferma, troverà un'altra strada e gli si fa il monastero. Ecco, non vi dico nient'altro, perché la seconda parte del romanzo, oltre a con grandi rivolgimenti personali delle due protagoniste, oltre a sciogliere alla fine il nodo di queste maternità a cui hanno dovuto rinunciare, che però tutte e due con grandissima determinazione riusciranno alla fine a riavere, cioè riusciranno a riavere i loro figli, oltre a questo nella seconda parte c'è la peste nera, che è quella del 1348, partita, come sappiamo tutti quanti, da Oriente. Addirittura sembra, da quanto si dice ora, da sotto il murale, c'è proprio nella zona come se fosse l'Ucraina, adesso la Russia, insomma comunque molto in là, ha passato Costantinopoli, è stata un'epidemia terribile a Costantinopoli, insomma poi piano piano, come sappiamo tutti quanti, si è sparsa per tutta l'Europa, è arrivata prima in Sicilia, poi è andata a Genova, è arrivata a Venezia, insomma è andata tutto là. Venezia, come tutte le altre grandi metropoli, perché erano metropoli alla fine d'Europa, è stata colpita durissimamente dalla peste, cioè alcune fonti, poi le fonti non sono mai univoche, ma comunque alcune fonti dicono addirittura che siano morti 2/3 della popolazione. Per la prima volta abbandoni Milano. Abbandoni Milano. Cioè Milano non è più lo scenario della tua narrazione. Questa cosa è perché eri stufa di parlare di Napoli, o perché Venezia si prestava meglio al tipo di trama, di narrazione che intendevi fare, cioè era più adatta e più indicata? E lo stesso discorso è per il periodo, perché poi noi siamo abituati appunto a un romanzo storico. I romanzi storici in genere sono di due tipi, o di pura fantasia oppure di fantasia abbinata a verità storiche documentate dalle fonti. Per quello che io so, Valeria è un'autrice che si documenta tantissimo, ogni sua opera c'è un bel rigore storico dal punto di vista dell'ambientazione, di alcuni avvenimenti e quant'altro. Ecco, il cambiamento di scenario, quindi da Milano a Venezia, e il cambiamento di secolo, che per chi è appassionato del Medioevo sa perfettamente che profonda differenza c'è fra 200 e 300, no? Cioè cambia un mondo per tanti versi. E nel caso di Venezia in particolare, ma questo vale anche per altre città italiane, c'è questa affermazione, questo consolidamento di posizioni che si erano andate sviluppando nel secolo precedente, e alcune fra queste città diventeranno le città più importanti e altre si trasformeranno nei propri domini territoriali, in signorie e così via. Ecco, questo cambiamento è un
cambiamento dovuto al fatto che appunto sentivi il bisogno di spostarti o perché era più funzionale al tipo di narrazione che volevi fare? Funzionale no, perché comunque una situazione come quella di queste due protagoniste avrebbe potuto esserci a Milano, a Parigi, a Roma, da tutte le parti. La scelta di Venezia è stata voluta perché, studiando, come dicevi tu, perché io sono una che si documenta molto, anche se non si scrivono, si fa prestissimo a scrivere delle sciocchezze inenarrabili se non si studia molto sul passato. Venezia mi ha incuriosito quando appunto ho cominciato a studiarne, perché era un tipo di luogo, chiamiamolo luogo, senza andare a parlare di società, eccetera, un posto, un ambiente dove dal punto di vista sociale e politico era molto diversa dalle altre, chiamiamole sempre tra virgolette, metropoli europee. Soprattutto dal punto di vista politico, perché nelle altre grandi città europee o c'erano i comuni, sappiamo benissimo, o c'era un re, come a Parigi, o c'erano le signorie. Invece a Venezia c'era una cosa stranissima, cioè in realtà era una signoria, doge, però è una signoria particolare, cioè il doge in quanto capo della città era controllato in una maniera mostruosa, era come se fosse, detto male ma insomma banalizzando, una specie di signoria illuminata, nel senso che lui non poteva spostare neanche una virgola senza che tu, c'era una complicatissima come dire, il governo era intorno a lui, era fatto da tutta una serie di la quarantia e il senato, insomma una roba incredibile, si fa fatica anche quando uno ne studia, si fa anche fatica a starci dentro perché non si riesce a capire, tutta una serie di passaggi di controllo dal basso fino a lui talmente stretti che il doge non poteva muovere un pelo che non avessero approvato gli altri. Allora questa cosa mi ha incuriosito, dicono guarda che strano, una città così ricca, una città che alla fine aperta e chiusa allo stesso tempo, cioè aperta al mondo dal punto di vista commerciale e chiusissima su se stessa dal punto di vista sociale, i veneziani lo sono ancora, ma ancora più di adesso. E allora diciamo, proviamo a vedere se appunto in questo contesto così diverso da quelli che avevo investigato prima, cioè Milano, Parigi, il Contrado Lombardo, la Marca Trevigiana, eccetera, Val d'Aosta, eccetera, si potesse appunto costruire una storia, e piano piano la storia mi è nata dentro e ho pensato che potesse essere giusto il luogo. E anche per quanto riguarda gli anni, ho preferito andare avanti di mezzo secolo, cioè andare nel 300 invece che stare nel 200, proprio per staccarmi, per staccare la, chiamiamola la creatività, cioè la voglia, cioè insomma, l'idea di scrivere un romanzo ambientato nel 300 mi stimolava di più che non restare ancora nello stesso periodo, proprio perché è cambiato tutto, ma è cambiato tutto, come dicevi tu, anche dal punto di vista, per esempio, una cosa sciocca nell'abbigliamento degli uomini e delle donne nel 200 era in un modo e 50 anni dopo era tutto diverso. Quindi sei stata finalista per una Carella, sei passata da una casa editrice importante che era la PM a una ancora più prestigiosa che la Rizzoli. La mia domanda era, ma si vendono i libri ancora oggi? Dei libri, i romanzi storici, perché ogni tanto ne salta fuori uno che dal nulla improvvisamente stravende, ma e poi riuscire, no, a confermare la capacità di interessare il lettore, di riuscire a mandarlo in libreria a comprare un libro. Per fortuna Rizzoli ha una politica anche piena di prezzi non esorbitanti, quindi questo in qualche modo facilita. Ma è un'attività che può rendere, se si vende, tu vendi tanto, quanti libri hai venduto, cioè io vorrei sapere queste cose qui, mi interessa, non so voi, però
visto che tutti quanti bene o male ci dilettiamo a scrivere chi le poesie, chi i racconti, chi qualche romanzo, proprio del genere, è importante sapere se uno poi può decidere che cambia mestiere nella vita e fa quello che ha fatto Valeria. Che mi dici? Dico cose uno diverso dall'altro, perché però sono tutte vere. Allora, intanto non mi ricordavo quando ho venuto fin qua. No, io posso dirti che di tutti i libri che ho scritto, sono sei fin qua, se sommiamo tutte le edizioni, quelle italiane, quelle straniere, i pocket, le altre cose, sono veramente tante, cioè ho venduto veramente tante. Intanto vuol dire più di 150.000 copie, quindi sono di tutto, sto parlando di tutto. Forse anche di più di così, non ho il conto pesante, e va bene, cioè va bene sì, però comunque. Però se tu mi dici adesso si vende nel libro, la risposta è no. Adesso non si vende niente, si vede pochissimo, tutti gli editori sono in crisi nera. Il romanzo storico è un comunque, nonostante ci siano un grandissimo numero di appassionati, per mia fortuna e per quella di coloro che fanno questo lavoro come me, è comunque una cosa di nicchia. Cioè... Una curiosità, prima che iniziasse con la sua fortunata serie Fatemi in più, e poi insomma Caterina Farigi, quali scrittori l'hanno, se è stato così, l'hanno colpita o le hanno fatto balenare l'idea che sì, forse mi piacerebbe mettermi in un romanzo storico? Mi è piaciuto ai tempi il primo Pilastri della Terra di Follett, il secondo meno, il primo mi era piaciuto, ma non è stato particolare, mi era piaciuti i primi due di Manfredi, esatto, Alexandros, e il secondo non mi ricordo bene anche come lo scudo di Talos, forse, ecco, bravo. Lo scudo di Talos, bravo, esatto, ecco, quei due lì, gli altri poi mi sono comprati altri due, li ho letti ma non mi hanno fatto impazzire. Ecco, se devo andare sullo storico, devo aver letto quello che vabbè, a parte Falcones, che è abbastanza bravo, ma io secondo me è un po' troppo lungo comunque. Si poteva tagliare. Non me ne ricordo più quegli altri. Avevo letto un altro romanzo di cui non ricordo l'autore perché l'età avanza e calza e la memoria purtroppo no. E mi pare che fosse Giullare del Re o del genere. Insomma, comunque, diciamo che non è che io scrivo romanzi cosiddetti storici, cosiddetti, che in realtà non lo sono. Ma leggo di tutto, cioè leggo qualunque cosa, anche il ciclite, che le ciclite sarebbero i romanzi per signorine, insomma, ecco, cioè quelli tipo chiamano le steprame, mi divertono, anche una serie violenta mi diverto, anche già le leggo di tutto, però voglio dire, il romanzo storico, non so, io non mi sembra di essere stata, a me non sembra di essere stata particolarmente influenzata da qualcuno, poi certo tutto ti influenza, cioè qualunque cosa tu legga, io ho chiaramente come deve essere qualunque scrittore, ma lo faccio per mio piacere, io sono una lettrice onnivora, ho letto sempre. Il prossimo romanzo su Milano? Il prossimo romanzo è ancora in grembo a Giove, ma proprio veramente in grembo a Giove, perché non sono ancora sicura di quello che voglio fare, ho cominciato qualcosa ma non sono sicura e non so neanche se sarà un romanzo storico e non vorrei perdermi tutto il vostro amore, ma non sono neanche sicurissima, non lo so ancora, vedremo. Quindi ringraziamo Valeria Montani di essere stata con noi anche per quest'opera. Speriamo che continui a scrivere romanzi storici, se no vorrà dire che faremo un'eccezione e faremo un bel romanzo di fantascienza, faremo un medioevo futuro.